Allora, benvenuti. Questa sera vogliamo provare a fare un programmino Java che faccia vedere anche un po' come funziona il concetto di object-oriented, per cui è tanto famosa. Quindi object-oriented vuol dire, tra le altre cose, anche poter fare polimorfismo e ereditarietà. Però prima cosa che facciamo è costruiamo un nuovo progetto Java, quindi Java Project. Facciamo un progetto e qui testiamo test OOP, cioè test OOP Object Oriented. Facendo in questo modo viene creato un progetto nuovo, quindi altri delle volte precedenti. Questo progetto è vuoto, quindi in questo progetto devo la prima cosa che devo fare è creare una classe. Tutte le unità di base di tutti i programmi di Java hanno bisogno di una classe almeno di partenza. Quindi prendiamo una classe di partenza, chiamiamola, la prima classe che creiamo è una classe che chiamiamo main. Qui dà un warning dicendo che il package dove praticamente un raggruppamento logico delle classi dove andiamo a metterlo. Noi per motivi didattici e per semplicità lo lasciamo bianco. In realtà qui bisognerebbe mettere cioè un modo di raggruppamento delle classi. Lasciamo così. Però costruiamo un public static void main che sarà proprio il punto d'ingresso. Quindi questo che noi stiamo costruendo adesso è il programma minimo che abbiamo visto, Hello World, che non fa niente, e in cui le cose che vengono eseguite facendo system out, ad esempio print line, ciao mondo. Allora, una cosa del genere, vedete, quando l'eseguo con run qua, il suo effetto. Allora, qui devo salvarla, mi dice, e ha l'effetto di cambiare ciao mondo. Qui io potrei anche cambiare tranquillamente e mettere ciao mondo asterisco. Quando salvo e quando ranno, vedete che si ha la modifica effettiva. Quindi sappiamo che un programma, la specifica di un programma è quello di trasformare un input in un output. In questo caso l'input non c'è, nel senso che run il programma e l'output è quello, vogliamo fargli generare un testo, qualche cosa. Ecco, però facciamo qualche cosa di un pochino più interessante. Quindi proviamo a fare un test di figure geometriche, quindi prova figure geometriche. Quindi proviamo a creare, ecco, tra l'altro qui vedete che quando ci sono degli errori qui mi fa vedere qual è il problema. Insert missing quote, manca una, l'ha messa male, quindi è meglio, sempre meglio farla noi. Quindi system out print line e abbiamo finalmente la cosa. Facciamo prova figure geometriche e proviamo a creare un quadrato. Tenete conto che il quadrato non esiste, è una cosa che voglio creare io, è una classe nuova, una tipologia nuova di oggetti. Diciamo che quadrato, abbiamo un quadrato Q1 che costruiremo come new quadrato che si chiama Q1 e che avrà il lato 5 centimetri. Ok? Allora, non esiste ancora, quindi Eclipse qui mi viene in aiuto, mi dice creiamo una classe che si chiama quadrato. Allora, la classe che si chiama quadrato la prendiamo così com'è, quindi abbiamo public class quadrato, vedete che lui, abbiamo il main di prima, e mi ha creato un public class quadrato. Però abbiamo ancora un problema, la classe quadrato esiste, ma non esiste il suo costruttore. Quindi per costruire questa classe, anche qui proviamo a sfruttare Eclipse e gli chiediamo di costruire il costruttore che costruirà una classe con un nome e poi gli passeremo, qui lui ha preso int, ma noi gli passeremo un double che sarà il lato in centimetri. Ecco, allora nel momento in cui costruiamo un quadrato di questo tipo dobbiamo fare in modo tale di impostare il lato, quindi avremo una proprietà che si chiama L che sarà uguale al lato, qui facciamo control spazio che mi fa completamente L lato in centimetri, perché il quadrato
quando costruiamo il quadrato noi metteremo che il mio nome uguale nome e L lato in centimetri. Deve esserci nella classe un posto dove mettere, come facciamo string mio nome uguale nome, no mio nome niente, e double, double vuol dire che è in formato virgola mobile, L, quindi ok, adesso abbiamo definito esattamente un quadrato essere costituito da un nome e da un lato in centimetri. A questo punto la classe quadrato la possiamo costruire, ma possiamo sempre aggiungere dei metodi che permettono di lavorarci sopra i quadrati, quindi potremmo fare un metodo che torna la superficie del quadrato, quindi l'area, ad esempio public, la chiamiamo public double perché tornerà un numero in virgola mobile, area, e faremo in modo tale che ci restituisca il lato di un quadrato, quindi il lato di questo quadrato sarà L per L, cioè il quadrato del lato ci darà l'area del quadrato, ok? Quindi a questo punto vedete che non mi dà più errore perché abbiamo costruito il quadrato, e poi possiamo dire system.out.println l'area del quadrato è più, costruiamo, è uguale a Q1 che era il nostro oggetto, punto, e a questo punto possiamo chiedergli l'area, il metodo che abbiamo costruito prima. Ok? In questo modo noi abbiamo un programma che è in grado di calcolarci, dato un quadrato e dato il suo lato in centimetri, ci darà l'area del quadrato in centimetri quadrati. Centimetri quadrati. Se lanciamo questo programma ci dirà che il quadrato è 25 centimetri quadrati. Analogamente potremmo costruire un cerchio, quindi potremmo costruire un cerchio C1 che è uguale a new cerchio, chiamiamolo C1, e gli diciamo il raggio del cerchio, e qui mettiamo che il raggio sia 7 cm. Qui facciamo un po' come prima, nel senso che gli facciamo creare automaticamente una classe, si chiama cerchio, ok? Poi gli facciamo costruire anche il costruttore, cioè quello che permette di costruire il cerchio, e anche qua abbiamo nome, qui non intero ma facciamo sempre double, e gli mettiamo il raggio, e facciamo come abbiamo fatto prima, facciamo che c'è uno string mio nome, e qui c'è un errore, e mettiamo un double che indica il raggio, e diciamo che quando costruiamo questo cerchio abbiamo il mio nome sarà uguale al nome fornito e il raggio sarà uguale al raggio fornito. Ecco, adesso queste figure anche su un cerchio è possibile definire un'entità che è l'area, quindi costruiamo un public double, quindi un metodo pubblico che mi torna l'area del cerchio. L'area del cerchio è data da fondamentalmente che cosa? Il raggio per dunque raggio al quadrato per pi greca, quindi pi greca r al quadrato, no? Quindi pi greca c'è proprio un qualche cosa si chiama pi, però pi è un qualche cosa che ci arriva da una libreria dinamica che sarà mat.p, vedete? Ecco, quindi ritornando r per pi greca dalla libreria matematica, possiamo fare anche un discorso analogo per il cerchio, quindi possiamo chiederci quale sarà system.out.println l'area del cerchio, e qui possiamo, allora anche qua sarà in centimetri quadrati, e gli mettiamo c1.area, terminiamo, e qui sta già cominciando a fare un qualche cosa di leggermamente meno ovvio. Quindi 5 alla 25
l'area del cerchio abbiamo l'espressione matematica. Ok, proseguiamo. Abbiamo visto che siamo stati capaci di creare un quadrato, un cerchio, e abbiamo visto che del quadrato del cerchio abbiamo potuto calcolare l'area. Quindi è come se avessimo trattato quadrato e cerchio in maniera analoga, omogenea, come se il quadrato e il cerchio in realtà non fossero delle cose completamente diverse, ma fossero delle figure geometriche. Quindi è un po' come se noi potessimo concepire una classe. Se vediamo ad esempio il cerchio, c'ha comunque sicuramente un nome e c'ha un'area, e il quadrato c'ha un nome e c'ha un'area. Ecco. Allora, cosa succederebbe se potessimo mettere a fattor comune queste proprietà? Basta crearsi una classe principale che chiamiamo figura geometrica, facciamo solo così, e diciamo, ecco, quindi abbiamo una public class figura, diciamo che è una classe astratta, la quale fondamentalmente avrà un public, avrà uno string mio nome, che era quello che volevamo mettere a fattor comune, e vogliamo mettere a fattor comune anche proprio il fatto di poter calcolare l'area. Quindi faccio copia, vado in questa, e abbiamo un calcolo dell'area, però ovviamente essendo una cosa astratta noi non sappiamo a priori come calcolare l'area, quindi proprio per quello dobbiamo lasciarlo vuoto. Quindi diciamo che le figure geometriche, ok, qui ci dà errore perché dobbiamo dirglielo esplicitamente che è astratto, altrimenti avrebbe richiesto di metterci proprio l'espressione dell'area, ma che non possiamo fornirgli. Quindi nel momento in cui noi abbiamo un concetto astratto di figura, possiamo dire che il quadrato in realtà estende figura, quindi è un'estensione del concetto di figura, non ha bisogno di specificare le cose che sono già dentro figura, quindi il mio nome, e deve, e qui bisogna scriverlo esplicitamente, fare l'override di un metodo della classe principale che si chiama area. Ok? Basta. La stessa cosa la facciamo anche per il cerchio. Quindi il cerchio gli diciamo che non c'ha il mio nome e che c'ha un override di questo metodo. Dunque, ecco, vedete qui si arrabbia perché sarebbe due punti diversi, perché il mio nome lo deve trovare su figura, quindi dobbiamo dire extends figura, e a questo punto vedete va via questo, e anche qui c'era un errore perché l'override voleva dire che doveva sovrascrivere un metodo di figura. Tra l'altro, ecco, se io avessi sbagliato, gli avessi messo un metodo diverso che non era quello della classe astratta, avevo comunque un errore, perché essendo astratto un metodo risulta astratto quello dell'area non essendo specificato, lui mi dice attenzione, deve implementare il metodo area, e quindi dobbiamo farlo per forza, perché se è una figura, noi diciamo che una figura almeno nella nostra astrazione deve avere il metodo area. Ora, nel momento in cui mi hai fatto questo, dal punto di vista del programma principale non cambia niente, salvo che a tutti gli effetti questo quadrato e questo cerchio sono di fatto delle figure, quindi posso dire figura Q1 e figura C1. Quindi abbiamo praticamente detto che abbiamo una figura, e qui possiamo essere astratti, possiamo dire una figura F1 e una figura F2. Quindi abbiamo due figure, una figura è un quadrato e l'altra è un cerchio. Qui dobbiamo cambiargli ovviamente figura 1, figura F1. Ora però noi come sappiamo sapere, allora, nel momento in cui abbiamo F1 e F2, F1 e F2 cosa sono? Non lo sappiamo. Allora, per saperlo, però lui lo sa già, perché quando abbiamo costruito un F1 come quadrato. Quindi diciamo l'area della prima figura, quindi possiamo scrivere che la prima figura è
Ecco, tra l'altro, per sapere se una cosa o l'altra, una cosa interessante si potrebbe fare è chiedergli che cosa sono, quindi dargli proprio un metodo che torni una stringa e che gli dice chi sono, tipo, public string tipo della figura. Allora, nel caso del quadrato, gli diciamo che torniamo quadrato. Sappiamo che siamo un quadrato. Nel caso del cerchio, public string, quindi torniamo una stringa tipo e torniamo return cerchio. E visto che questa tipologia di cose comunque è simile per tutte e due, la mettiamo anche questa come un attributo astratto, quindi public abstract string tipo. E poi vabbè, lì dovrebbe essere il override anche questo, perché è presente nella classe. Cioè, non è obbligatorio specificarlo, però così diventa parecchio chiaro. Ora andiamo avanti, quindi abbiamo fatto questo, main Java, la prima figura è un, e poi adesso qui lo sappiamo che è un quadrato, ma noi diciamo che è f1.tipo e l'area è in centimetri quadrati. Vediamo che è f1.area. La seconda figura, ecco, facciamo un copia e incolla in modo tale da, quindi la seconda figura, figura è un, non sappiamo cos'è, però un f2.tipo, l'area è f2.area. Ok? Allora, se noi lanciassimo questo programma qua a questo punto, quindi facciamo così, così si vede leggermente di più, vedete che facendo un run di questo, ok, la prima figura è un quadrato, la seconda figura è un cerchio e ci dà l'area in centimetri quadrati nei due casi. Notate che a questo punto quello che succede qui nel secondo pezzo del programma è che noi stiamo lavorando con delle figure di cui non sappiamo a priori se sono cerchi o quadrati, sono le figure stesse che ci dicono cosa sono. Allora, questo fatto, cioè il fatto che io possa dire a un oggetto di cui non so bene cosa sia, di dirmi chi è e di calcolarmi un qualche cosa che varia a seconda dell'oggetto, viene chiamato, questo modo di gestire una forma in maniera molteplice viene chiamato polimorfismo. Nell'object oriented è molto importante questo polimorfismo, quindi avere una cosa astratta che ha un metodo, diciamo, generale, che poi si concretizza col metodo specifico. E supponiamo di avere ad esempio un oggetto in più, potremmo, oltre al cerchio e al quadrato, potremmo ad esempio avere un rettangolo, ad esempio. E diciamo che la superclasse da cui, e diciamo che questo rettangolo, ecco, lo costruiamo, e diciamo che deriva da, è una figura geometrica, ok, figura, tac, questo, figura. Quindi, ecco, vedete, facendo in questo modo mi dice rettangolo, estendendo figura, deve per forza fare l'override di tipo e l'override di area. E poi ovviamente deve avere il costruttore, quindi noi costruiamo il costruttore. Allora, per sapere il costruttore la possiamo vedere da qua, in cui possiamo fare una figura F3 che è un new rettangolo. E però il rettangolo cosa avrà? Avrà un nome e un lato 1, quindi sarà di 6 cm per 7 cm ad esempio. E qui ovviamente dobbiamo definire questo costruttore, quindi public rettangolo, nome, e poi gli mettiamo double base e double altezza. E qui sappiamo che il rettangolo, allora ci avrà il mio nome uguale nome,
e possiamo dire che la ecco qui possiamo dire this. Chiamiamo base anche qua dentro per evitare ambiguità, facciamo così, quindi diremo che la base di questo rettangolo è uguale alla base fornita nel parametro. Da errore perché dovremmo avere un double base. Facendo questo sparisce. Facciamo this.altezza uguale a altezza. A questo punto il tipo di questo di questa figura possiamo dire che è un return rettangolo e l'area sarà la base per l'altezza, quindi possiamo scrivere che l'area è return base per altezza. Dunque dis altezza con altezza, abbiamo dimenticato ancora di mettere double altezza. A questo punto vedete che non ci sono più cose rosse. Nel main abbiamo detto abbiamo costruito il rettangolo, dobbiamo ancora allora questo qui lo buttiamo via e mettiamo ancora il system.out.print, anzi facciamo meglio, facciamo copia e incolla e possiamo dire la terza figura è un F3 e l'area è F3. Lanciamo questo programmino e abbiamo ok, 6x7 fa 42. Ecco, prima di lasciarci solo una cosa, volevo ancora farvi vedere che adesso esprimere in questo modo è già notevole, però il massimo della flessibilità la si ha quando possiamo mettere i nostri quadrati, cerchi, rettangoli, insomma queste cose, in una struttura, in una lista di figure, cioè in contenitori, in modo tale da poterle gestire tutte insieme, e facendo in questo modo non è proprio il massimo della flessibilità. Quindi noi vorremmo poter gestire, diciamo, un vettore di figure, e facciamo non so, cioè questo potrebbe essere, diciamo, il nostro link set, cioè un insieme di oggetti geometrici. Facciamo che questo oggetto è un nuovo vettore. Ecco, il vettore è una classe, è un metodo di base in Java, fa parte della libreria, e noi facendo così ci costruiamo potenzialmente un vettore di figure. E poi possiamo a questo vettore, che abbiamo chiamato link set, quindi un insieme di cose, possiamo fare link set.add e gli possiamo aggiungere una figura, quindi gli possiamo aggiungere in questo caso un quadrato. Poi possiamo fare un link set.add e gli aggiungiamo il cerchio, e poi possiamo fare un linkset.add e gli aggiungiamo il rettangolo. Ecco, in questo modo siamo in una situazione molto più interessante, nel senso che abbiamo un linkset che contiene delle figure geometriche. Linkset contiene varie figure geometriche. A questo punto noi possiamo accedere alle varie figure geometriche, quindi possiamo fare for, prendiamo un i che va da 0 a linkset.size i++, questa è una sintassi tipica. Dunque linkset.size, finché i è minore delle dimensioni del linkset, quindi questo è un errore. Allora cosa faremo? Vogliamo visualizzare la figura, quindi faremo semplicemente la figura iesima, quindi la figura i iesima,
è un, e gli diremo, allora quindi dobbiamo estrarre dall'inkset la figura, quindi avremo figura f uguale linkset.get, prendiamo l'elemento iesimo della figura, quindi la figura iesima è un f tipo e la sua area è in centimetri quadrati f area. Quindi in questo modo noi praticamente abbiamo un sistema che può gestirci anche migliaia, cioè se in questo linkset abbiamo migliaia di figure geometriche, possiamo gestire tutte insieme. Qui abbiamo aggiunto un quadrato, un cerchio, un rettangolo, facciamo il run. Ecco, vedete che sembra uguale a prima, ma è interessante perché abbiamo figura 0 un quadrato, l'area è quella, la figura 1 è un cerchio, la figura 2 è un rettangolo. Quindi in questo modo abbiamo la possibilità, sfruttando il fatto che il quadrato, il cerchio e il rettangolo sono tutte istanze, sono derivate tutte da una sola concetto di base che è la figura, noi sapendo lavorare con i contenitori di figure siamo in grado di fare delle elaborazioni molto flessibili. Allora, questo diciamo è la base, giusto per capirci un attimo, ed è anche uno dei modi con cui io 20 anni fa avevo cominciato a imparare l'object oriented. Adesso, visto che questo genere di cose non viene molto spiegato in questo modo, cioè si tende a lavorare in Java solo per copia da vari esempi, però è importante perché vedete che si possono fare delle elaborazioni molto molto intelligenti. Ad esempio, un programma di CAD deve per forza lavorare con delle astrazioni di figure, non può avere programmi che sappiano solo manipolare un quadrato, ma deve essere flessibile per poter lavorare con oggetti di varia natura e soprattutto espandibile, flessibile, in modo tale da poter gestire cose nuove se si presentano. Niente, per questo è tutto. Allora, poi per la prossima volta vediamo poi invece delle applicazioni direttamente su Android. Buonasera, ciao.